Ho chiamato questa ricetta pasticcio di melanzane, non potendolo chiamare parmigiana, altrimenti qualcuno mi picchiava. Però lo scopo era quello di semplificare al massimo la ricetta della parmigiana, facendo un solo passaggio per completare la ricetta e con l'intenzione di non friggere assolutamente nulla. Vediamo insieme la ricetta perché vi stupirà, promesso. Dose per 4 persone. Prendete 2 o 3 belle melanzane grosse e le tagliate a cubettoni molto grandi. La pelle, se volete, la lasciate. Se non la volete, la tirate via. Io l'ho lasciata anche perché mi piace quel sapore un po' piccantino che lascia. Guardate i cubettoni, vedete come sono grossi. Tenete conto che poi cuocendo questi diventano meno della metà, quindi bisogna lasciarli grossi. Mettiamo tutto dentro direttamente nella teglia dove abbiamo intenzione di fare la parmigiana. Una teglia, una pirofila, quello che volete. Cercate di fare una misura che quando avete tagliato le vostre melanzane sia stracolma, che non sia dispersiva, che non vengano troppo basse. Guardate come metto l'olio, poche gocce alla volta e nel frattempo giro, perché la melanzana assorbe l'olio e dopo state tranquilli che ve la restituisce, è infida la melanzana. Sale e pepe, glielo mettiamo subito così l'aiuta anche a cacciare fuori l'acqua. Vedete, ho messo pochissimo olio, in totale ne avrò messi 2 cucchiai, forse anche meno, però l'ho sparpagliato bene ovunque perché deve arrivare dappertutto, perché altrimenti poi la melanzana nel forno a 200 gradi non arrostisce. Ci vorrà circa 30-40 minuti. Nel frattempo mettiamo su una bella salsa di pomodoro fresco. Io ho utilizzato dei pelati tagliati a cubettoni, ma potete usare anche il pomodoro dell'orto, quello che avete, basta che sia buono. Uno spicchio d'aglio schiacciato in una pentola. Ci metto dentro anche una cipolla, è facoltativo, però guardate che la cipolla addolcisce molto la salsa di pomodoro, quindi se volete la mettete, se non volete la mettete, però io vi consiglio di metterla tritata abbastanza finemente. Che poi io sono un lazzarone, perché vi dico di tritarla finemente, ma io la trito grossa perché a me piace grossa. Poco olio extravergine d'oliva e andiamo sul fornello. Facciamo soffriggere un pochino la cipolla e lo spicchio dell'aglio. Dentro 200-300 grammi di pomodoro a pezzettoni, queste qui sono le scatolette, le tolette, quelle da 250 grammi, un goccino d'acqua fa 300 grammi, ecco. Questo salsa di pomodoro la dobbiamo far bollire abbastanza allegramente, deve cuocere circa mezz'ora, se volete mettetegli un pizzichino di zucchero, gli ho messo soltanto il sale e un pochino di origano. Bisogna farlo restringere in maniera che resti dentro meno acqua possibile, perché già le melanzane cacciano acqua di loro, se poi ci mettiamo dentro anche il pomodoro liquido dopo diventa una zuppa, quindi bisogna farlo cuocere abbastanza forte senza coperchio in maniera che si asciughi in 30 minuti. Nel frattempo le nostre melanzane stanno cuocendo vivacemente, si sono colorate sopra, io ho acceso anche un pochino il grill, comunque 200 gradi è già una bella temperatura, e le giro ogni tanto. Assaggio la salsa, la giro ogni tanto, controllo che non si attacchi e aspettiamo sta mezz'oretta. E le melanzane sono arrostite, vedete che anche con poco olio si riesce a farle colorire, ci serve solo un po' di pazienza. Ora ci dobbiamo mettere gli altri ingredienti, vi ho promesso un passaggio solo e un passaggio solo deve essere l'aglio, via, oddio, se voi lo volete schiacciare dentro è buonissimo, se vi piace, comunque io l'ho tirato via. Verso sopra le melanzane tutti gli altri ingredienti senza tante storie, ci metto il pomodoro, tra l'altro è ancora caldo ma non importa, mozzarella, fior di latte, va bene anche la scamorza, va bene mozzarella per pizza, va bene formaggio che si fonde, quello che più vi piace. Ci ho messo dentro anche 100 g di formaggio grana grattugiato, bello fresco, e ci metto dentro 4 foglie del mio basilico, ne metto poco perché ho le piantine giovani, mi dispiace tirargli via le foglioline, però un pochino ci va. Sale niente perché l'avevamo già messo prima, ora mischio. La melanzana, quando gli mettiamo sopra il pomodoro caldo, la prima cosa che farà sarà cacciare l'ultima acqua che gli resta dentro, ma non vi spaventate perché possiamo risolvere tutto. Vedete cosa facciamo? Facciamo la pozzanghera, tiro su un attimino la teglia da dietro, sposto un pochino e tiro via un po' di acqua in eccesso, un po' bisogna lasciarla dentro perché comunque poi dopo si asciuga troppo. Ricordatevi di fare questa cosa, pulite i bordi delle teglie prima di infornarle sempre, non solo per le melanzane, perché così se si bruciano un pochino si fa meno fatica a pulirlo. Ci metto sopra un pochino di grana, quello che mi era rimasto, perché su un totale di 110 grammi ne avevo tenuti circa 30 grammi, e glielo metto sopra. E ora devo rimettere nel forno, sempre lo stesso di prima, 200 gradi, 30 minuti circa.
voilà, è cotta, signore. Io l'ho fatta cuocere tanto perché mi piaceva la rosolata, però se voi volete lasciarla dentro anche solo 10 minuti, che giusto il tempo che si scioglie il formaggio, va benissimo comunque. Un po' di basilico fresco e ora ce la mangiamo. Vi aspetto qui sotto in descrizione, sotto al video, dove ci sono scritte tante cose, tutte interessanti per voi, e trovate anche questa ricetta scritta bene, che ve la potete stampare e attaccarla alla parete della cucina. Ciao a tutti da Gabriele.